A Trani, Magdi Allam presenta il suo libro dal titolo Io con Oriana, in cui l'autore racconta il suo rapporto con Oriana Fallaci e l'attualità del suo pensiero. Fu lei a cercarmi e non avrebbe potuto essere diversamente. Oriana non era una persona facile da avvicinare. Come tanti italiani avevo letto i suoi libri, la apprezzavo. E poi il nostro rapporto di amicizia che si sviluppò nel 2003 e nel 2004 fu possibile quando lei decise di incontrarmi. È stato un rapporto bellissimo sul piano umano, è stato un rapporto molto intenso sul piano intellettuale e ho avuto il privilegio di essere stato l'unico con cui Oriana Fallaci ha scritto un libro. Purtroppo poi non è stato pubblicato e nel mio libro dal titolo Io Oriana spiego perché. E per la ragione che portò Oriana a decidere di non pubblicare un libro perché non si riconobbe integralmente nei suoi contenuti, perché io da musulmano, all'epoca ero ancora musulmano, continuavo ad assolvere l'Islam come religione pur condannando il terrorismo e il radicalismo islamico. Poi ho dovuto prendere atto che aveva ragione Oriana. Lei è stata in assoluto la prima che ha avuto l'onestà intellettuale, il coraggio umano di dire che la radice del male non è solo il terrorismo islamico, quelli che sgozzano, decapitano, massacrano e si fanno esplodere, non è solo il radicalismo di chi predicando odio, violenza e morte pratica il lavaggio di cervello. Oriana disse che la radice del male è l'Islam, è ciò che Allah prescrive nel Corano, è ciò che ha detto e ha fatto Maometto. Quindi noi dobbiamo recuperare la verità e salvaguardare la libertà, costi quel che costi.